condizione sociale, stato, povera e di corpo malato, membra inferme, che sia generoso e nobile, alto, d'animo, non si definisce, né considera stima, ricco di oro, né robusto, gagliardo, e non fa tra la gente un'esibizione ridicola, risibil mostra di vita dispendiosa, splendida, o di fisico sano, di valente persona, ma senza vergogna si mostra, se lascia parer, e si dichiara noma, parlando apertamente, bisognoso, mendico, di forza fisica e di ricchezza, di tesor, e valuta, fa stima, la sua condizione, di sue cose, in modo conforme alla verità, al vero uguale. Io non credo davvero che sia un essere vivente, nobile, ma credo invece che sia stupido colui che, nato per morire, a perir, e vissuto nel dolore, nutrito in pene, dice «sono fatto per godere» e riempie i suoi scritti, le carte, di fetido orgoglio, di orgoglio insopportabile, promettendo sulla terra destini, fati, meravigliosi, eccelsi, e felicità sconosciute, nove, quali non solo questo nostro mondo, orbe, ma l'universo, il ciel intero, ignora. A popoli che un'onda di maremoto, di mar commosso, un alito fiato di aria infetta, d'aura maligna, un'epidemia, un crollo sotterraneo distruggono al punto che di quei popoli resta, avanza, a gran fatica il ricordo, la rimembranza. È invece un carattere, natura nobile, colui che osa sollevare gli occhi mortali verso il destino comune e che con franchezza, con franca lingua, senza togliere nulla alla verità, nulla al ver detraendo, dichiara, confessa, il male che ci è stato dato in sorte e la propria condizione umile, basso e fragile, frale. È un carattere nobile colui che si mostra grande e forte nel soffrire e non aggiunge, accresce alle proprie sofferenze, alle miserie sue, gli odi e le ire fraterni, incolpando l'uomo del proprio dolore, ma dà invece la colpa a colei che è la vera colpevole, che degli uomini è madre in quanto li genera di parto, ma matrigna in quanto ha volontà di voler. È lei che chiama nemica e pensando che la società, compagnia degli uomini, sia unita, congiunta e organizzata, ordinata fin dal principio in pria contro di questa, così come è in verità, considera e stima gli uomini tutti alleati, confederati tra loro, tra sé, e abbraccia tutti con amore autentico, porgendo e aspettando aiuti validi e solleciti nei pericoli che possono colpire ora l'uno, ora l'altro, alterni e nelle sofferenze della guerra comune. E reputa, crede, insensato, stolto, armare la mano, la destra, contro alle offese, contro gli altri uomini e porre ai vicini trappole, laccio e ostacoli, inciampo, così come sarebbe insensato in un accampamento, in campo, assediato, cinto di truppe nemiche, d'oste contraria, nel mezzo del più violento incalzare degli assalti, imprendere feroci scontri con gli amici, dimenticando, obliando i nemici e seminar la fuga e colpire con violenza, fulminar la spada col brando tra i propri guerrieri. Quando pensieri come questi saranno fien, come già sono stati in passato fur, in epoca illuminista, evidenti, palesi al popolo, al volgo
e quel terrore, horror che in origine primo strinse gli uomini in alleanza sociale, sociale catena, contro la natura malvagia, empia, sarà estromesso, ricondotto in parte da un sapere fondato sul vero, allora l'onesto e leale consorzio civile conversar cittadino e la giustizia e la solidarietà, la pietade, avranno ben altro fondamento che non invenzioni fole superbe, sulle cui fondamenta la virtù, la probità degli uomini del volgo sta di sulle cui fondamenta la virtù, la probità degli uomini del volgo sta di solito star suole tanto solida quanto può stare ciò quel che è fondato alla sede sull'errore.